È una mattina come tante altre. Ecco qui, l'angelo della casa. E mentre preparo la colazione, gli altri si svegliano per andare al lavoro o a scuola. Ed è sempre così, giorno dopo giorno. Baia! Buongiorno a tutti! Il momento più duro della giornata di una casalinga sono i primi 30 minuti della mattina. Un momento impegnativo, preparare la colazione a mio marito, a mio figlio, per mandarli al lavoro e a scuola. In questa operazione non vado troppo per i sottili. Non posso ammattire per loro, perché è soltanto l'inizio della giornata di una casalinga. Buongiorno, sono venuto a proporle un'assicurazione sulla vita. E arriva l'ora di cena. Devo fare i salti mortali per accontentare mio marito e mio figlio, cercando di far quadrare il nostro magro bilancio. Per fare di questi miracoli, non è esagerato dire che una casalinga deve essere provvista di molti e molti talenti. Eppure, anche se cerco di fare del mio meglio, c'è sempre qualcuno che storce il naso e trova da ridire. E allora mi tocca spesso chiudergli il becco con le maniere forti. E finalmente, dopo che tutti si sono fatti il bagno, riesco a farmelo anch'io. La mia dura giornata è finalmente finita. Già, ci sono piccoli disguidi e insoddisfazioni anche nella nostra vita familiare. I problemi di studio di nostro figlio, le grane di lavoro, i piccoli litigi coniugali. Ma col tempo le preoccupazioni finiranno e anche noi potremo goderci una vita felice. Beh, quello che non è accaduto ieri, forse accadrà oggi. E quello che non è accaduto oggi, forse può accadere domani. Però ci sono delle volte che ho un peso sul cuore. E non è tristezza, è qualcosa che provavo quando ero ragazza. Una specie di languore, una strana e inquietante nostalgia di qualcosa. Come succede in sé. È mio! Chi è? Che dici? Chi è lei? Come si sente? Oh. Ha battuto violentemente la testa quando è caduta e ha perso conoscenza. Ma non deve preoccuparsi. Tra poco si sentirà molto meglio, vedrà. Ora cerchi di riposare un po'. E stia tranquilla. Grazie.
Grazie. Santa, cosa c'è? Signora, senta, ma lei è proprio sicura di sapere dove deve andare? Oh, succede spesso. Però se non ricorda dove deve andare, non è un problema. Arrivederci. Chissà come mai il treno è vuoto così. Sempre i soliti, non hanno nemmeno chiuso la porta. Ataru, la Muci, siete? C'è nessuno in casa? Io ho detto di chiudere la porta a chiave la sera. Avete già cenato? Vi siete arrangiati da soli? Oh, devo sempre pensare io a tutto. Non mai nessuno che muova un dito. Ataru, dov'è papà? Mamma, nonno! Tesoruccio, che cosa c'è? Che cosa è successo, santo cielo? Tesoruccio, la mamma mi sembra strana, ha scambiato corretti per te e non si ricorda più che papà è morto. Sembra venuto da un altro pianeta. Tesoruccio! Come si sente, signora? Lei ha subito un violento trauma cranico quando è caduta al magazzino. Ha perso momentaneamente conoscenza, ma non si preoccupi, vedrà che presto starà meglio. Che paura. Ho avuto un incubo. Mi sono svegliata in una stanza come questa e poi sono tornata a chiudere il sito di questa così vecchia. È stato solo un sogno, soltanto un sogno. Ora va meglio. Sì, beh. Tante grazie. Abbia cura di lei. Eccomi a casa, c'è nessuno? Oh, Ataru, sei tornato presto. Oggi mi sono successe un sacco di cose strane, sai? L'hai invitato tu. Possibile, ho una mamma doppia, Adesso punto finito. Poi stoccherò le dita e lei si sveglierà. 1, 2, 3. Dove mi trovo? Che cosa ci faccio io qui? Lei si trova nel mio studio. È stata lei a venire da me. Io sono uno psicanalista specializzato in nevrosi e frustrazioni di casalinghe. Non ricorda niente. Psicanalista? Ma cosa mi succede? Ero andato in un grande magazzino. Lei ha perso conoscenza perché ha battuto la testa. Ricorda questo incidente? Lei come lo sa? Ne sono stato informato.
È stata lei a venire da me, ma continua ad avere delle resistenze e a rifiutarsi di ammettere di avere dei problemi psicologici. Le avevo suggerito una normale seduta analitica. Abbiamo deciso di fare il trattamento sotto ipnosi, nello stato di trance. I due dottori che ha creduto di vedere erano in realtà proiezioni della mia figura e i sogni che lei ha fatto sono molto utili per individuare cosa la agita nell'inconscio. In breve c'è una pulsione dentro di lei. Una pulsione? Vediamo di ricostruire insieme. Quando tornò a casa la prima volta trovò Coreku che ha scambiato per Ataru. Di Lamu si sentiva solo la voce. Quanto a suo marito esisteva soltanto in una fotografia da vecchio. Quando tornò a casa la seconda volta ci trovò soltanto Ataru e lei stessa. Emerge un elemento molto chiaro da queste situazioni. Primo, c'è sempre Ataru o qualcuno che gli somiglia in casa. Secondo, Lamu e suo marito tendono a scomparire dalla sua esistenza. Il fatto che lei veda se stessa ormai vecchia o che si veda sdoppiata conferma la sua volontà di nascondere i desideri repressi che albergano nel suo inconscio e che le procurano tanti turbamenti. Lasci che le dica qual è la mia analisi. Per lei la casa esiste soltanto in funzione di Ataru e non del resto della famiglia. Nel suo inconscio lei desidera monopolizzare Ataru, vuole essere per lui l'unica figura di riferimento e non vuole essere disturbato o intralciata da altre presenze, come per esempio suo marito o Lamu. Non creda di rappresentare un caso raro, la sua è una sintomatologia molto diffusa. Mi sembra un'analisi piatta e superficiale. Come crede di poter capire e liquidare in quattro parole quello che muove i miei sentimenti più profondi? Lei parla di stati d'animo che non ha mai provato. Tutte chiacchiere. Proprio lei che crede di capire il significato dei miei sogni, mi dimostri che questa realtà della quale sto parlando con lei non sia essa stessa un sogno. Lei sostiene che quei dottori erano proiezioni della sua figura. Come fa a dimostrarmi che lei stesso non è a sua volta un'ennesima proiezione di qualcun altro? Sì, sì, in questa stanza c'è una creatura immaginaria e l'ho creata io. Se si tratta di un sogno, allora voglio scegliermi un sogno di mio gradimento. Non si calmi con quale prego. Bella mangiato, la pancia piena! Bella la vita! Oh, signore, senti, c'è qualcosa da pagare! Mi porto via questo! Sono nel paese delle meraviglie! Tutto ciò che desidero è mio, mio, mio! Eccoci qui tutti riuniti in allegria. Oggi si fa festa, non ci mancherà più nulla da oggi in poi, nulla! Evviva! Brava, hai fatto un gran bel lavoro, sei proprio forte però! Però cosa? Se si tratta solo di un sogno, tutto svanirà quando ti sveglierai. Come si sente? Ha battuto la testa e ha perso conoscenza, ma non si preoccupi. Adesso si sentirà meglio. Senta. Che c'è? Non c'è un modo per scoprire se il mondo in cui mi trovo appartiene al sogno o alla realtà. Comincio a non capirci più niente. Senta, signora, come ogni essere umano, nel suo inconscio non esiste un chiaro confine tra sogno e realtà e spesso ci si comporta come se si vivesse in un sogno. Certo, il sogno molto spesso sembra la realtà, è molto difficile accettare questa ipotesi. A volte l'universo che ci circonda somiglia alla realtà, e invece non è che un sogno. Un sogno di chi? Potrebbe essere suo, per esempio, anche se esiste un collegamento tra le sue azioni e i suoi pensieri. Tutto questo potrebbe appartenere al sogno di qualcun altro, ma tutto ciò non ha senso. La ringrazio comunque. Il succo del mio discorso che esiste lo stesso numero di probabilità che tutto questo appartenga al sogno o alla realtà.
lei, signora? Sembra una domanda tanto semplice, vero? Ma a questo punto, se devo dire la verità, non lo so neanche. Togliti di mezzo! Ma che fai? Decisamente questo non è proprio il mio tipo. Vattene via, mostro! Tesoro, ti prego, sta attento, Dio mio! Senti meglio ora? Hai battuto violentemente la testa, poi hai perso conoscenza, ma non devi preoccuparti, vedrai, presto sarai bene di nuovo. Signora, mi dica, si sente meglio adesso? Sì, ho fatto un lungo sogno. Ho sognato di aver battuto la testa in un grande magazzino e ogni volta che riaprivo gli occhi mi ritrovavo in un sogno ancora più strano. Un grande magazzino. Mi sembra che sia passato molto tempo da quando è scoppiata la guerra e abbiamo cominciato a combattere. Il primo giorno di guerra il paese è stato completamente distrutto. Il tempo ormai non ha più alcun significato. Nell'ultimo sogno che ho fatto, mio marito veniva colpito a morte. Io mi domando se sia vero o no. Stanno arrivando! Stanno arrivando! Sono a circa 50 metri qui davanti! Lei sta curando! Avevo il sospetto che mio zio non fosse un essere umano. Infatti è una spia di un'altra galassia. Dobbiamo lottare. Bisogna distruggerli immediatamente prima che ci piombino tutti addosso. Loco! Sì! Ho una domanda da farti. Che cosa è successo ad Atari? Ha abbandonato la terra insieme alla Mu. Ha disertato la lotta e se l'è data a gambe levate. Fuoco! 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 Altrimenti non avremo più scampo! Avanti! Fatevi sotto! Avanti, carica! Carica! Presto! Forza! Forza! Non affaticatevi, casalinghe, o avrete anche voi bisogno di uno psicanalista.
unico pane nasce da Lucio Mosso Mendoza.